giorno di Booktubeathon, so che è buissimo, ma ci sono più di 40 gradi fuori, quindi non ho il coraggio di far entrare più luce di così. Anche per questo mi vedete un tantino stravolta, ho passato due ore infernali. Comunque, a parte questo, ho iniziato a leggere L'ascesa dei re, il primo libro che è stato scelto dalla monetina. Ho letto i primi 5-6 capitoli e sono curiosa di andare avanti, per ora non è successo nulla di che. Ho letto anche il numero 7 di Amarsi Lasciarsi, che non era nella mia TBR, ma me l'ero dimenticata a casa dei miei, quindi appena l'ho preso ho iniziato subito a leggerlo e inutile dirvi che è bellissimo. Ho letto anche un racconto di Murakami, non mi ricordo quale, ma è il primissimo della raccolta Tutti i figli di Dio danzano e non mi è piaciuto. Quindi spero che andando avanti gli altri racconti siano un po' più carini o che mi piacciano un po' di più. In questi giorni sono successe un po' di cose poco piacevoli, quindi non me la sono sentita di filmare, di riprendermi. Voglio comunque provare a leggere il più possibile questa settimana, nonostante non sia il clima ideale, nonostante ci siano mille cose da fare, mille imprevisti. L'inizio di questa raccolta non è stato un granché, il primo racconto non mi è piaciuto per niente, il secondo mi è piaciucchiato verso la fine, quindi spero che vada migliorando questa raccolta. Adesso invece sono alle prese con un fumetto che non so come mostrarvi perché è giga enorme, ovvero la mia cosa preferita sono i mostri di Emil Ferris. È un'opera veramente densissima, è immensa, ci sono delle pagine in cui c'è soltanto magari un disegno e delle pagine che sono fittissime di parole scritte, ma proprio in ogni angolo, quindi è veramente elaborato e impegnativo da leggere perché spesso lo devo ribaltare. In qualche punto faccio fatica a capire l'ordine delle scritte, però a parte questo mi sta piacendo tantissimo. È veramente molto particolare, è per certi versi un po' noir, thriller, insomma c'è un mistero riguardo alla morte di una vicina di casa della protagonista che si vede tra l'altro come un mostro. Al pallino per i mostri le storie un po' cupe, dense, le piace molto disegnare, l'arte, e questo fumetto è in pratica come se fosse il suo diario fatto per disegni e scritte. Trovo che sia un'opera veramente molto originale, tra l'altro è ambientato, non ricordo bene gli anni, comunque in America. Uno dei personaggi viene dalla Germania, quindi ha un passato che riguarda il periodo della guerra, i nazisti, e quindi è veramente un'opera carichissima e nonostante io lo stia leggendo da diverso tempo, insomma, da ieri, sono soltanto a tre quarti del fumetto. È veramente un'opera, diciamo, impegnativa, ma molto molto bella. Riassumendo, sono passati due giorni e un po', perché oggi è mattina presto del terzo giorno, ho terminato un fumetto e letto due racconti, iniziato un libro e un altro fumetto, quindi c'è un po' di confusione, me ne rendo conto. Non credo che riuscirò a rispettare la mia TBR, proprio perché non sono tanto nel mood per questa sfida. Non voglio sembrarvi pesante, ma non è un gran periodo, non me lo aspettavo, quindi cercherò di fare il mio meglio. Adesso mi sono fatta una tazza fumante di tè. Stranamente ho optato per un tè nero che di solito non bevo mai, ma questo l'avevo preso a Edimburgo e sa di whisky. Bene, non so esattamente come sistemare il cappello perché qua in casa fa un caldo terrificante. Avevo intenzione di leggere il club del libro della torta di buccia di patata, bla bla bla, con il cappello barra bandana barra qualcosa in testa, insomma. Però è molto lungo e non penso che riuscirò mai a leggerlo in questa settimana, quindi leggerò qualche cos'altro, però sempre indossando questo copricapo. La mia scelta è quindi ricaduta su Salvezza di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso, un titolo che volevo leggere già da tempo, quindi facciamolo. Mentre c'è la gente scema che fuori urla, canta, vi mostro qualche tavola del fumetto. Non so per quale motivo, ma mi sento un po' tipo Piglia Mosche con questa tenuta, o Sanpei, vabbè. Comunque, cominciamo a leggere questo fumetto. Letture anche qua
in vasca assolutamente, mi porto un libro ovunque, l'acqua non mi spaventa. Comunque sto leggendo Quaderni giapponesi di Igor per soddisfare la richiesta, leggi qualcosa che parla di qualcosa che vorresti fare, io vorrei tantissimo andare in Giappone, quindi questa è l'opera giusta perché l'autore veramente ti trascina in Giappone. Questo è il secondo capitolo di Quaderni giapponesi ed è molto più tradizionale. Se vi piace il Giappone, quello tra virgolette autentico, tradizionale appunto, proprio le radici di questo paese, è un must. Lo so che è buissimo e la qualità farà un po' schifo, però volevo aggiornarvi su C'è un cadavere in biblioteca perché sto adorando le battute dei personaggi della Christie. All'inizio viene appunto trovato un cadavere nella biblioteca di una famiglia e la signora di casa chiama Miss Marple dicendo che lei è esperta di cadaveri, sicuramente sa di queste cose, quando mi ha fatto un sacco ridere, oppure che in tutti i libri gialli i cadaveri vengono ritrovati in biblioteca, cioè mi ha fatto morire, non so, magari non sembra divertente, però io lo trovo simpatico. Avevo fatto dei pancakes bellissimi questa mattina per colazione e mi sono dimenticata di immortalarvi, di immortalarli, vabbè. Comunque questa è la pila di libri e fumetti letti fino adesso, siamo a venerdì quindi mancano 2 giorni e mezzo, 3 giorni scarsi alla fine della maratona, sono abbastanza soddisfatta anche se non sto seguendo tantissimo la TBR che mi ero posta. A parte questo però mi considero molto soddisfatta perché ho comunque letto qualcosa e soprattutto ho letto delle cose meravigliose, non sono rimasta delusa da nessuno di questi titoli, nemmeno dall'Ascesa dei Re, per cui nutrivo diversi dubbi perché i precedenti 2 libri mi erano piaciucchiati, ma ni. E quindi niente, adesso saluto la mia bellissima postazione e torno a leggere Agatha Christie. Mi stavo di nuovo dimenticando di farvi vedere la mia merenda perché spesso me lo chiedete che cosa mangio, che cosa faccio qua in casa. Questo è praticamente un gelato, adesso non metto nemmeno bene a fuoco. Comunque un gelato fatto in casa con lamponi e panna vegetale, veramente molto molto buono. Intanto proseguo la lettura di C'è un cadavere in biblioteca. Ho già qualche sospetto su chi possa essere il colpevole e nel frattempo cerco di sopravvivere. Ventaglio, creme, acqua, qualsiasi cosa, e gelato ovviamente. Ormai avrete capito che fa così buio in casa per evitare di morire di caldo, sto mangiando un po' di ramen istantaneo, lo so che non è il massimo, però con questo caldo non ho voglia di cucinare, e mi sto guardando l'adattamento in TV che hanno fatto di C'è un cadavere in biblioteca. Non so bene dove mettermi in casa perché è tutto buissimo, comunque manca un quarto d'ora alle 8 di sera di domenica e io ho letto 7 libri. In realtà 8 contando i libri e fumetti. Avrei ancora tempo per leggere, dubito di riuscire a terminare qualcosa entro la mezzanotte, non so se ho voglia di provarci o meno, devo essere sincera. Alla fine ho iniziato a leggere Il mondo di Banana Yoshimoto, ho iniziato e non mi sto più fermando, sono a pagina 83. Sono le 11 quindi probabilmente riuscirò a terminarlo, vediamo se ce la faccio. Perdonate questa parvenza spettrale, ma volevo aggiornarvi sul mondo di Banana Yoshimoto che ho appena terminato. Ho tantissime cose da dire a riguardo, mi è veramente piaciuto tanto, mi ha dato anche uno spunto interessante per un prossimo video che voglio assolutamente girare, quindi adesso ci lavorerò. Controlliamo che ore si sono fatte, le 23:28, quindi ci siamo nei tempi. Eccoci qua, maratona terminata. Quanto sarò riuscita a leggere in 7 giorni? Dun 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 dun. Ebbene sì, ho letto tutto questo malloppo di roba. Andando per ordine circa, il primo volume che ho letto è stato il numero 7 di Amarsi e Lasciarsi di Osaki Saka. Se ancora non avete letto questo manga, leggetelo, è uno shoujo meraviglioso, lo sto spammando ovunque, vedo che molti di voi su Instagram mi hanno taggata e l'hanno letto e recuperato grazie a me, quindi mi fa molto molto piacere. Il secondo titolo che ho letto è L'ascesa dei re, libro conclusivo della trilogia Il principe prigioniero, che mi è piaciuto molto, il mio preferito della serie. Ci sono ancora alcune cose che non mi hanno fatto impazzire, ma sto preparando un post per il blog in cui vi parlo in generale della trilogia, delle cose che mi sono piaciute, quelle che invece... Ho
Ho letto poi C'è un cadavere in biblioteca di Agatha Christie, di cui ho guardato anche l'adattamento TV. L'unico che però sono riuscita a recuperare è quello degli anni 80, che mi è annoiata a morte, non mi è piaciuto per niente, non sono neanche riuscita a vederlo tutto perché in realtà sarebbero 3 episodi da 1 ora e qualcosa e dopo il primo ero già morta. Quindi sì, ho completato per metà, diciamo, questa challenge che prevedeva appunto di leggere un libro e poi il suo adattamento, però capitemi. A parte questo, comunque la storia mi è piaciuta, ho letto tantissime cose migliori di Agatha Christie, sicuramente non è il mio giallo preferito di questa scrittrice, né di Miss Marple, di cui avevo letto già altri 2 romanzi che mi erano piaciuti di più. Non so se per l'indagine in sé o se proprio il personaggio di Miss Marple non mi ha fatto impazzire, ancora lo devo capire. Come lettura però estiva, da ombrellone, per staccare un po', ci sta, intrattiene. Ho letto poi Il mondo di Banana Yoshimoto di Giorgio Mitrano, bellissimo. Questo è stato in realtà l'ultimo libro che ho letto, in 3 ore me lo sono divorata, perché è molto discorsivo, è una raccolta di interviste, brevi saggi su alcune tematiche di Banana Yoshimoto, sui suoi libri, sul rapporto della scrittrice con i manga. Ci sono tante cose che riguardano Banana Yoshimoto e mi è piaciuto tantissimo per questo motivo, perché ho conosciuto una Yoshimoto totalmente diversa. Se amate questa scrittrice, se siete incuriositi dalle sue tematiche, dalla sua scrittura, è un volume che vi consiglio assolutamente di recuperare. Ogni giorno ho letto poi un racconto di Murakami da Tutti i figli di Dio danzano ed è stato il mio primo vero approccio con questo autore, che non mi ha delusa. All'inizio non mi stava piacendo per niente questa raccolta, i primi 2 racconti infatti non mi sono piaciuti affatto, quindi come primo passo verso questo autore è stato interessante. Ci sono delle cose che mi piacciono e che non mi piacciono, quindi adesso mi sento pronta ad affrontare Murakami con un suo romanzo, perché con le raccolte di racconti mi capita spesso di trovare appunto delle storie che mi piacciono molto e altre che mi piacciono meno. Però è stato comunque interessante perché tutti questi racconti sono collegati fra loro da incontri speciali e il terremoto, quindi una tematica molto sentita in Giappone che mi è piaciuto esplorarla attraverso quest'opera. Ho letto poi La mia cosa preferita sono i mostri di Emil Ferris, di cui ho già fatto un'approfondita recensione sul blog, quindi ve la linkerò nelle schede qua sotto in descrizione. Si tratta di un fumetto unico nel suo genere che io vi straconsiglio di recuperare. Così, fidatevi, se vi piacciono le cose particolari, leggermente folli, se state cercando una storia che parli di diversità, è un titolo super valido. Mi è piaciuto da impazzire, non pensavo. Altro fumetto che ho adorato, Quaderni giapponesi di Igort, questa è la seconda parte del viaggio in Giappone dell'autore, è un'opera più introspettiva secondo me rispetto al primo volume e parla del Giappone tradizionale principalmente, quindi è stato veramente un tuffo nelle radici del Giappone. Stupendo, mi fa veramente viaggiare e io mi sono decisa, devo andare al più presto in Giappone perché va bene viaggiare con i libri, con i fumetti, ti fanno comunque vivere delle esperienze meravigliose, però vorrei vivere sulla mia pelle tutto questo. Sono rimasta nuovamente colpita da questo fumetto e dall'autore. Mi hanno fatto vivere il Giappone, di nuovo, è incredibile, incredibile. Sono senza parole, veramente. Se vi piace il Giappone è assolutamente da recuperare. Mi dispiace di non saper dire molto su opere che in realtà mi hanno trasmesso tanto, forse devo semplicemente far passare un po' di tempo e raccogliere tutte le mie emozioni, perché in questo momento sono solo super super emozionata perché mi sono entrate dentro, mi hanno fatto sperimentare delle cose molto intime e profonde che non riesco subito a mettere così a parole. Ho letto poi Salvezza, un fumetto testimonianza di Marco Rizzo e Lelio Buonaccorso. Gli autori infatti si sono imbarcati sull'Aquarius e hanno sperimentato in prima persona che cosa significhi soccorrere, soprattutto come funzionino i soccorsi, e hanno poi riportato la loro esperienza in quest'opera, che ho trovato molto interessante e soprattutto istruttiva, perché permette di conoscere in maniera più approfondita i meccanismi dietro i soccorsi, l'equipaggio che c'è a bordo, le storie delle persone che si imbarcano, che affrontano lunghi viaggi in mare su
nemmeno barche, insomma, sui gommoni. Che cosa spinge queste persone ad abbandonare il proprio paese, le loro storie, insomma. È stata una lettura veramente molto interessante su una tematica più che mai attuale, di cui magari sappiamo solo poche cose, raschiamo la superficie, mentre questo fumetto permette di entrare un po' più in profondità, soprattutto di riflettere. L'ultimo fumetto che ho letto è Quali Under the Snow di Kikanna, edito da Flashbook. Ne ho parlato in un recente post sul blog dedicato agli yaoi e shonenai, quindi se siete curiosi vi lascio il link nelle schede qua sotto in descrizione. È il secondo fumetto di quest'autrice che leggo, avevo già letto infatti Umibe no Étranger, che come sapete mi aveva delusa tantissimo. Questo fumetto mi è piaciuto molto di più rispetto a Umibe no Étranger. Ci sono secondo me ancora delle cose che non funzionano per quanto riguarda i miei gusti personali, ovviamente, che non mi hanno quindi entusiasmata, ma i disegni li trovo meravigliosi, veramente. Kikanna ha un tratto delicatissimo, riesce anche ad approfondire molto i suoi personaggi, non sono semplicemente bidimensionali, ma hanno una storia, hanno dei caratteri, insomma, sono ben costruiti a parer mio. C'è sempre quel velo di drammaticità che a me piace ritrovare all'interno delle storie. Si tratta di uno yaoi, quindi ci sono delle scene abbastanza esplicite, ma non sono per nulla volgari e né buttati a casaccio, anche perché uno dei protagonisti è un po' farfallone, è un ragazzo omosessuale che si butta in relazioni superficiali o almeno non dà grande valore alle relazioni con gli altri, ogni giorno va a letto praticamente con un ragazzo diverso, non sembra rendersi conto delle conseguenze che possono avere le sue azioni, mentre l'altro protagonista della storia è etero e sembra non essere interessato alle relazioni sentimentali, abbastanza introverso e burbero come me. Per quanto riguarda la famiglia, si parla anche di come crescere in una famiglia separata, il senso di solitudine, il dolore, insomma è abbastanza profondo per essere comunque un volume autoconclusivo, c'è tanta roba. Detta così in parole spicciole, ci sono tante tematiche che vengono approfondite abbastanza bene, ripeto, per essere un volume comunque autoconclusivo, e è una storia molto carina, anche in questo caso ideale secondo me per l'estate, per svagarsi, per leggere qualcosa di poco impegnativo per certi versi, ma che non sia del tutto superficiale e frivolo. Questi erano quindi i libri fumetti che ho letto durante la maratona, non li ho contati, penso che siano 9. 1, allora, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esatto. E devo dire che mi sono divertita molto. È partita un po' questa maratona, il caldo sicuramente non aiuta, anche adesso sto scoppiando. Quindi secondo me potrebbe essere una buona idea riproporla magari d'inverno, anche perché d'inverno magari si ha più voglia di stare in casa, al chiuso, a leggere davanti a una stufetta o un caminetto con la tazza di tè caldo. In estate devo dire che il caldo toglie molte energie, però tutto sommato sono molto soddisfatta dei miei risultati. L'unico libro che non sono riuscita a leggere, che volevo assolutamente leggere in questo periodo, è, madonna, ha un titolo che me lo scordo tutte le volte, il club del libro e della torta di buccia di patate. Non me lo ricordo, perdonate. Quindi io sono soddisfatta, è stata un'esperienza molto carina che ripeterei volentieri. Magari se avete fatto anche voi e se avete partecipato anche voi, fatemi sapere qua sotto nei commenti com'è andata e in generale che cosa ne pensate di queste sfide di lettura. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!